percepisco la voce per i cadetti ufficiali. Io saluto molto cordialmente il consigliere di Stato Claudio Zali, saluto con altrettanta cordialità il vice direttore dell'Ufficio Federale dell'Ambiente, signor Joseph Hess, e saluto la progettista architetto Agathe Sophie Ambroise. Saluto i miei colleghi di municipio che sono qui presenti e saluto tutti voi, gentili signore, egregi signori, vi ringraziamo, vi ringrazio veramente molto sentitamente di essere venuti qui a questo momento di festa, però sappiamo è anche un momento di calore, quindi il fatto che siate qui ci riempie veramente di gioia. Con il progetto di riqualifica della foce e della sistemazione delle due rive, la città con il Cantone e la Confederazione, va sottolineato, il Cantone e la Confederazione hanno cofinanziato in maniera importante il progetto, restituisce alla gente uno spazio pubblico caro a tutti. Oggi la foce del progetto dell'architetto Sophie Agathe Ambroise è più che mai il luogo dei cittadini. È più luminosa, più grande, più aperta, con il ritrovato accesso all'acqua. E anche questo è un elemento importante perché in Ticino non ci sono tantissimi luoghi accessibili a tutti che danno sull'acqua. La nuova foce, possiamo dirlo, è simbolo della città del futuro. Questo forse è l'aspetto che a noi, municipio, preme di più sottolineare. La città che vorremmo, la città che abbiamo un po' tutti nel cuore, immagino anche molti di voi abbiano questa città o che sognano questa città, una città sempre più vicina alla gente e alle sue esigenze vitali, con spazi organizzati in modo da divenire occasione di incontro e di scambio, dove la natura e l'urbanizzazione sono non solo conciliabili, ma l'uno elemento di forza dell'altro. Si completano a vicenda in un equilibrio che credo nella società d'oggi è assolutamente indispensabile trovare. Da qui in su ci sarà quello che noi chiamiamo il raggio verde, una zona che lentamente dovrebbe diventare una zona verde proprio lungo il Cassarate quindi che diventa un elemento forte della città, non più un elemento di divisione tra la vecchia Lugano e i vecchi quartieri, ma un elemento che unisce, che permette veramente di godere di qualcosa di bello. Tra la sponda destra e la sinistra oggi ci sono 10.000 metri quadrati in più di parco, ci sono circa 309 piante sulla riva destra in più, e c'è il rinnovato accesso all'acqua grazie all'ampliamento del letto del fiume e allo svasamento dei muri d'argine sulla riva sinistra. Qualche ringraziamento e poi termino. Ringraziamenti al vecchio municipio, vecchio nel senso che il municipio che era in carica fino lo scorso anno. Ringraziamento ai tre municipali che sono qui presenti, Giovanna Masoni Brenni, Cristina Zanini Barzaghi e Angelo Ielmini. Magari c'è ancora qualcun altro qui, ma forse è perso nella folla. Anche una persona che non c'è più, che comunque ha creduto tanto in questo progetto, Giuliano Bignasca, il Nano, che come sapete non c'è più da più di un anno. Grazie per lui. Una foce è per sua essenza definizione un luogo di incontro e di scambio. Incontro tra il fiume, che lungo il suo percorso si carica di tutto ciò che accoglie nel suo bacino, e il lago. Incontro tra il parco cittadino sulla sponda destra e la zona del porto e del Lido sulla sponda sinistra. E incontro tra natura e realtà urbana, che permette alla gente di riappropriarsi del fiume e dell'elemento acqua. Dall'incontro all'apertura, quella della città verso il suo fiume, un'apertura che si inserisce a pieno titolo nello spirito dell'operato dei fratelli Ciani, che, venutisi a stabilire a Lugano, disegnarono, costruirono e fondarono il primo parco cittadino. Se il fiume Cassarate, come ho detto in apertura di intervento, rappresenta un unico in Ticino in quanto attraversa la città, non per questo la divide, anzi da oggi la unisce ancora di più e lo dimostra la rapidità con cui i cittadini e turisti si sono appropriati di questi nuovi spazi. Colgo qui l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali si sono impegnati nella difesa di questo progetto, come il gruppo operativo Acque, il nostro ufficio dei corsi d'acqua, oltre evidentemente alla città di Lugano. Un pensiero e un ringraziamento particolari li dedico alla memoria di Giuliano Bignasca, che molto si è impegnato in favore della realizzazione di questo progetto e che sarebbe contento dell'opera che oggi inauguriamo. Auspico che l'inaugurazione odierna della nuova foce del Cassarate, in aggiunta a quanto già realizzato sul fiume in zona stampa, sia la premessa per la prosecuzione dell'ottima collaborazione tra Confederazione, Cantone ed enti locali, che ringrazio qui nuovamente. Sono infatti persuaso, e concludo con un augurio,
che proprio la fattiva collaborazione fra i vari enti porterà presto a dei risultati di riqualificazione idraulica, naturalistica e sociale, anche nel tratto intermedio del Cassarate, l'ultimo tassello mancante sul fiume che va dal nuovo quartiere di Cornaredo, un altro ambizioso e grande progetto della città di Lugano, fino a Viale Cattaneo. In questo ambito posso garantirvi che sarò impegnato in prima persona e con me i collaboratori del Dipartimento. Buona festa e buona serata a tutti. Auch in der urbanen Umgebung, mitten in der Stadt. Nicht nur Flora und Fauna sollen dabei gefördert werden, auch die Erholung des Menschen ist ein wichtiges Element dieser Gewässerrevitalisierung. Und wenn ich dieses Werk hier anschaue, ist das alles wunderbar gelungen. Die Revitalisierung der Mündung des Cassarata ist darum nicht nur ein für die Stadt Lugano oder den Kanton wichtiges Projekt, sondern ein wichtiges Projekt für die ganze Schweiz. Und certo che non è facile parlare dopo i pesci grossi e prima dei pesciolini fritti. E sono due le cose che vi voglio raccontare. La prima è un pensiero sulla nostra città. La seconda, dei ringraziamenti. Quello che ho fatto è semplicemente svelare l'identità di questo posto per regalarla a chi la vive ogni giorno o anche solo di passaggio. La nostra foce è semplicemente diventata se stessa e così ora tutti noi ce la possiamo godere quietamente. È quel luogo bagnato dalle acque a cavallo tra il lago e il fiume, una perla viva del Golfo di Lugano. Ma che cos'è in fondo questo sito particolare, che è la foce per tutti noi? Se pensiamo ai romani, le città le costruivano su due assi, uno nord-sud, il Cardo, e uno est-ovest, il Decumano. Dall'incrocio dei due assi scaturiva il cuore della città, con il foro che era un luogo di scambio di vita pubblica per eccellenza. Ora, se guardiamo la nostra città, con il suo ricco e incredibile territorio, abbiamo anche noi un asse nord-sud, lungo 20 km, che va dal San Lucio dritto giù lungo il fiume Cassarate fino alla foce. E poi un asse est-ovest, lungo 10 km, che si sviluppa lungo il lago da Gandria fino a Paradiso. Questi due assi, che attraversano il nostro territorio, si incontrano proprio qui, alla foce del Cassarate. E allora potremmo chiederci, ma cosa ci sta a fare quel ponticello nuovo che abbiamo messo lì? Leggermente di sbieco. Ovviamente ci permette di congiungere felicemente le due sponde della città, ma essenzialmente è proprio lì, su quel ponte, che si incrociano questi due assi sui quali si sta costruendo la nuova Lugano. Questi due assi paesaggistici, ambedue legati all'acqua, sono le fondamenta della nuova città, uno che scorre lungo il lago, da Levante a Ponente, e uno che scorre lungo il fiume, da Monte a Valle. Ora la sfida è quella di poterle percorrere a piedi nella loro interezza queste due passeggiate lungo le rive del lago e lungo le rive del fiume. Possiamo augurarci che le nostre rive lacustri e fluviali nuovamente accessibili diventino veri e propri spazi pubblici? E se ciò diventasse un desiderio e una visione condivisa da tutti noi, allora perché non crederci? A me piace sognare che la legittimazione della grande Lugano si fonda anche proprio sulla messa in atto di questo nuovo scenario paesaggistico. Due meravigliose lunghissime passeggiate, una lungo il lago e una lungo il fiume. Un fiume e un lago finalmente godibili e fruibili per tutti. Oggi siamo qui, nel cuore della nostra città, a porre la pietra d'angolo a questo sogno cittadino. Allora grazie a Nicola Gardin, collaboratore impeccabile. Grazie al team di professionisti che ha condiviso intensamente e creduto sin dall'inizio a questa avventura. Ursli Kinger, geologo e coordinatore. Luca Paltrinieri, biologo. Gli ingegneri Rinaldo Passera e Gianluigi Largo della Passera Associati. 10 anni di una vita dedicati a un progetto sono tanti. E tante sono le persone che ho incontrato sul cammino durante questa meravigliosa esperienza. Non me ne vogliano le persone che ho potuto dimenticare. Un grazie sicuramente alle istituzioni, l'Ufficio Federale dell'Ambiente,
il cantone, in particolare l'ufficio dei corsi d'acqua con gli ingegneri Laurent Filippini e Sandro Peduzzi, la città con gli architetti Miro Piccoli e Fabrizio Borsare. Da un progetto nasce un cantiere e per me questa è sicuramente la parte più affascinante del mio mestiere. Un cantiere è un brulicare di uomini, di esperienze umane, di conoscenze che vengono messe in pratica e vanno ad incidere la materia per trasformarla. In questo rimango sempre colpita ed affascinata dall'abilità degli artigiani e dalla capacità degli operai nel condividere e creare un'opera comune fatta di tanti tasselli, ognuno dei quali è il frutto del lavoro e della passione di ognuno di loro. Quindi un grazie di cuore alla ditta Perwanger, che ha plasmato e abilmente domato l'alveo e consolidato le sponde del fiume. Grazie alla ditta Roberto De Stefani per la pazienza e l'accuratezza nella realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica e nella costruzione della passerella in legno di castagno. Grazie alla CPA Asfalti e alle sue appassionate maestranze per la cura delle paventazioni e le sistemazioni stradali e pedonali. Grazie alla ditta Ghidoni per la realizzazione del ponte ciclabile e pedonale che era, assicuratevi, in acciaio corten e non in ferro arrugginito. La mia gratitudine va anche agli operai delle ditte Maurino, Ongaro e Perwanger per aver estratto dalle montagne del Sopraceneri questa meravigliosa pietra. Grazie al vivaio cantonale, ai vivai Cappellini, Pasquali, Salex e Fitotrend per aver propagato e coccolato le piante che prenderanno radice su questo lembo di terra. Grazie anche alla disponibilità del personale del Castero Servizi Urbani, dell'AIL, per il loro accompagnamento. Ma anche un grande grazie a tutti i passanti, anonimi cittadini, che con i loro commenti hanno presenziato e arricchito il quotidiano di questo cantiere aperto. Un pensiero particolare al signor Gastone Besomi, che con i suoi 80 anni ogni giorno veniva in bicicletta da Tesserete alla Foce per regalare agli operai una scatola piena di biscotti. Forse avrete notato che fino ad ora abbiamo citato solo uomini. Ma allora, dove sono finite le donne? Questo progetto non avrebbe mai visto la luce se non ci fosse stato anche l'impegno e il sostegno generoso di una larga maggioranza di donne in quel difficile e delicatissimo momento che fu il referendum popolare. Allora ci terrei a ringraziare particolarmente ognuna di loro in rappresentanza delle diverse forze politiche, Melitta Jalkanen, Giovanna Masoni Brenne, Alessandra Noseda, Maruska Ortelli, Simonetta Perucchi Borsa e Cristina Zanini Barzaghe. A tutte e a tutti coloro che hanno sempre creduto che le acque avrebbero lambito nuovamente il cuore della nostra città, un grazie di cuore. Ora la Foce di tutti e per tutti. Vi invito a bagnarvi nel fiume.